ragazzi, sono Simone e oggi sono qua con un nuovo video School e Routine. Un nuovissimo video, cosa c'è? Io sono ormai, mi definisco tipo il re di cosa c'è, ho fatto cosa c'è di qualunque cosa, ma mi manca, mi è venuto in mente di fare il video cosa c'è nella mia cartelletta del liceo artistico. Prima cosa volevo dirvi che ho riniziato a fare TikTok, quindi vi lascio qua il mio nome di TikTok e di Instagram. Cioè ragazzi, ne sto facendo alcuni epici, tipo look at me, quello na 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 look at me na. Beh, non so come fa la canzone, mi sono già dimenticato. Comunque tipo che faccio tu 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 in accappatoio, cioè epico, poi tipo tutti i video quelli comici, Malgioglio, vi dice non faccio più niente, basta. Senti, correte su TikTok, ci vediamo su TikTok e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate un po'. E anche su Instagram, mi raccomando, visto che adesso sto pubblicando i vari backstage degli shooting e ho fatto anche una cartella in evidenza con scritto work, così là posso mettere tutti i vari shooting che faccio. Il primo commesso è stato quello, il backstage dello shooting con Aiello, il cantante, quello che canta ma che dolore c'è, che dolore, che dolore dentro me. Ho avuto l'opportunità di incontrarlo e di fare lo shooting con lui da assistente, naturalmente. Comunque basta per le chiacchiere, ci vediamo sui social questi qua, tanto io vi rispondo a tutti i direct, a tutti i commenti, quindi ci sentiamo là. Oggi invece vi faccio vedere un po' cosa c'è in questa cartelletta, ragazzi, che è enorme. È veramente, ragazzi, enorme, gigante, sono total black adesso, ma vi spiegherò perché l'ho presa così grande. Perché naturalmente questa è una cartelletta 100x70. Il primo giorno in cui sono stato al liceo artistico, questa cosa è una cosa che fa ridere tutti i miei amici ancora oggi, il primo giorno io non conoscevo nessuno. Andate a vedere il mio fantastico story time sul liceo artistico, il mio primo giorno di liceo, che ha fatto veramente scandalo quel video. Appunto, io sono andato in questo liceo e non conoscevo nessuno. Il professore fa: ragazzi, per domani dovete portare questi materiali, tra cui una cartelletta 50x70. Io, preso a prendere appunti, io sono lento a scrivere, preso a prendere appunti, non ho capito il primo numero, ho solamente sentito 70. Quindi ho detto, boh, 70, 70. Non avevo capito 50x70, avevo solamente capito il 70. Ah, faccio boh. Vado il pomeriggio al negozio e appunto chiedo una cartelletta 70. E il tipo mi fa, ma la vuoi 100x70? E io, sì, 70. Il mio cervello divino fa 70, 70, ok, giusto. Però dopo vado là con sta cartella enorme, in treno, in pullman, con sta cartella gigante, entro in aula, tipo, io scioccato, faccio, no, oddio. Per questa cartelletta qua, addirittura, ha due maniglie, vedete, ha due maniglie, una qua sopra e una qua sotto. Da quanto cacchio è grossa. Mentre l'altra cartelletta, quella 50x70, ha un unico, ha un'unica maniglia. Yeah. Allora entro in classe e faccio, oh no, ho sbagliato. Tutti quanti che mi guardano, tipo zoom. Entro io, ciao, ciao. Ma Simone, mi hai sbagliato? Ma Simone, ma cos'hai? Tutte le vipere del quarticciolo. Mio Dio, Simone, ma hai sbagliato le misure. E io tipo, bordò. No ragazzi, non ho sbagliato. E questa qua l'avevo già qua, con questa faccia. No ragazzi, non è vero che ho sbagliato. E questa qua l'avevo già a casa. Ho visto che ieri pomeriggio non ho fatto in tempo a comprarne un'altra, ho detto uso questa qua che avevo a casa. Naturalmente l'ho comprata apposta, ma la cosa molto divertente, che mi sono proprio sfigato dentro, è che io ho anche su questa cartelletta qua, ho anche scritto Simo qua, Simo, col pennarello. Così non ho neanche potuto andare al negozio e cambiarla, perché ormai era già sporca. Quindi ci ho dovuto tenerla e quindi questa qua la tengo per tenere dentro tutti i vari lavori. Come un ricordo, questa cartelletta rimarrà negli annali, questa cartelletta è un ricordo. La cosa brutta è che è sottilissima, quindi non ci sta praticamente un cavolo. Comunque basta perderci in chiacchiere, che già mi sono perso fin troppo. Adesso appunto vi farò vedere un pochino cosa c'è all'interno di questa cartelletta, quali sono i materiali più richiesti, quelli che si utilizzano di più al liceo artistico. Naturalmente vi farò vedere alcune cose,
Poi se volete vi farò vedere anche l'altra cartelletta, quella diciamo originale, quella appunto 50x70 che mi ha accompagnato in questi 5 anni. Comunque partiamo subito. Allora partiamo con delle cose molto semplici, ovvero le matite colorate. Allora, le matite colorate io non le ho mai usate tantissimo sinceramente al liceo artistico. Ho fatto se no 2-3 progetti, non so se voi le avete usate di più. Forse perché ho fatto multimediale io, quindi alla fine l'ho usato solamente i primi 2 anni. Ah, se volete ho fatto anche un video sul liceo artistico, come funziona. Ho cercato di essere il più chiaro possibile, ve lo lascio magari nell'info box, così appunto vi dico bene cosa c'è nel piano di studi, vari indirizzi, tutta la mia esperienza. Chiusa parentesi. Quindi le matite colorate non è che le usate moltissimo, però sai, un po' ci sta, dai, le matite colorate. Ho fatto tipo 2 lavori, 2 progetti, comunque stanno comunque da tenere sempre all'interno dello zaino, della cartelletta, anche magari per... magari schi... cioè passare un elicottero, non so cos'è, se aereo. Anche magari, sapete, per scrivere qualche parola con le matite colorate sulle tavole o cose varie. Poi un'altra cosa utilissima invece sono questi qua, che sono gli scotch. Gli scotch, detti anche bangles, per le mani. Gli scotch sono molto utili, soprattutto quelli di carta. Ah, di carta ho queste 2 tipologie, quello più sottile e quello un pochino più grosso. Perché sono utili? Perché per disegnare in molte persone si trovavano appunto bene a fissare il foglio, la tavola, sul banco. Quindi tipo la fissavano proprio sul banco. Oppure si utilizza lo scotch da mettere intorno ai bordi per appunto non sporcare i bordi. E una volta finito il lavoro, si toglie lo scotch e il bordo è perfettamente definito. Quindi lo scotch è veramente molto utile in questi casi. È anche utile nel caso vi si rompa qualcosa o robe varie. È anche utile lo scotch biadesivo, perché magari dovete fare qualche collage, non lo so, qualcosa, adesso mi viene in mente niente, magari applicare cose un pochino più grosse sulle tavole. Lo scotch biadesivo è perfetto, anche se io impazzisco a trovare la linguetta, cioè sto sempre là che impazzisco a trovare la linguetta, però stay strong, ce la farete. E poi vabbè ragazzi, anche lo scotch normale, alla fine già che ci siamo, perché alla fine è utilissimo per tutto, anche se questo qua è un po' troppo grosso, però sapete, meglio grosso che invisibile, diciamo così, ecco. Poi, naturalmente, servono le varie matite. I professori vi diranno matita HB, BH, 2H, 3H, 4H. Naturalmente queste qua sono tutte cose un po' inutili, perché alla fine io ho sempre usato le matite a caso. Tipo le prendevo tutte, dal giorno dopo le avevo tutte quante perse e usavo quella dell'amico. Quindi per farvi capire un po' il mio mood. Comunque diciamo che magari per l'inizio, al posto che comprare 120 milioni di matite, potete usare le micromine. Le micromine, queste qua sono della Pentel. Wow, che marca fashion. Pentel 0.7, altissimo. Oh, la mina più resistente al mondo, raga. Ho comprato veramente la creme della creme. La mina più resistente al mondo, wow. Altissima resistenza. Io, cioè, ma qualcuno mi prende a fare pubblicità di queste cose, cioè, assurdo. Ho anche la 0.5H della Faber-Castell, o Castell, non ho mai capito la sigla come si dice. Non metta fuoco, come fanno le youtuber che fanno vedere i rossetti? Come fanno, ragazzi? Ma chi se ne frega? Guardate la mia faccia, non guardate questi Faber-Castell, la mia faccia è più importante. Oh, queste sono le 2H, eccole qui, le 2H, della marca Staedtler, la Staedtler. Non so pronunciare queste brand. E poi ne ho un altro, della Neoline HB. Quindi magari vi consiglio, poi ho tutto quanto qua dentro, vi consiglio magari prime volte di non comprare dei mega pacchi di matite, ma magari prendere le micromine, così potete benissimo avere una o due matite e potete intercambiare le mine. Molti di voi che hanno fatto il liceo artistico confermeranno che tutte queste mine non si utilizzano quasi mai. Eccoci, poi ragazzi, non possono mancare gli acrilici. Allora, i miei preferiti sono quelli della My Mary acrilico, della My Mary Beauty Guru. Hai pochi secondi per venire in me, altrimenti mi scoccio. E a fuoco, sì, no, boh, vabbè. Comunque sono della My Mary acrilico. Io ho comprato dei colori un po' particolari, ovvero i colori che non riuscivo a fare magari da me, perché a me piace sempre farli da me i colori, mischiandoli, però mi è complicato fare appunto il color ocra d'oro, il 134, lo vedete un po' così,
quindi l'ho dovuto comprare. Il viola, anche non lo sapevo fare molto bene, quindi l'ho dovuto comprare. Anche perché è un violetto permanente rossastro, cioè quindi sai, un colore un po' trasgri. E vabbè, il bianco vi consiglio di comprare a tutti quanti questo tubetto grande, perché quello piccolo lo finite in un secondo. Ho tantissimi di acrilici, naturalmente, non me lo tiro in faccia. Utilizzo sempre i mai neri. Questi qua sono i tubicini invece piccoli. E appunto il professore vi consiglierà sicuramente di prendere il rosso, il blu, il giallo, il bianco e il nero. Poi ho anche questi qui, oltre a avere i neri, di questa marca qua che si chiama Talents. Talents. Royal Talents. Anche queste qua è una marca, mi sembra, abbastanza buona. Quindi oltre ai neri, che appunto vi consiglio, ci sono pure queste Royal Talents. Nei neri vendono anche dei vari pack già composti, quindi non potete anche non prendere i singoli. Questi qua sono gli acrilici che utilizzavo di più io, perché io ho fatto veramente molto lavoro di tempera nel liceo artistico, non so voi, quindi appunto vi consiglio i neri. Se invece non siete esperti di tempere, ma vi piacciono solamente queste cose, visto che i mameri costavano, mi sembra, un pochino di più, potete prendere, se volete magari giocare o fare degli esperimenti vostri, la marca Primo, che è una marca molto semplice, non ha niente di che, però comunque per sperimentare la Primo va bene, diciamo così. Naturalmente, se avete la tempera, vi servirà anche una tavolozza, che adesso non ce l'ho più perché la mia è praticamente malandata, e anche un pezzo di pezza, una pezza di tessuto, così non la poter pulire ogni tanto il pennello, se no rimane tipo super incostato. E poi naturalmente, ragazzi, vi serviranno i pennelli di diverse misure, diverse setole si dice, eccoli qua, quelli che utilizzo io. Quindi alcuni piatti che servono per fare le parti in cui c'è da mettere un sacco di colore, quelli più sottili a punta, quelli piatti più piccoli, diverse tipologie di pennelli. Ho preso anche questi qua di pennelli che sono comunque super sottili per fare i dettagli, cioè veramente sono della marca Pebeo questi qua, e servono veramente tantissimo per fare i dettagli piccolini, le cose, magari le guance o robe così piccoline. E anche questi qua appunto utilizzo. Poi ragazzi, non so voi, ma io facevo anche tantissimo lavoro di creta, una materia orribile che io ho sempre odiato, perché la creta puzza, è oscena, ci sono i vermi dentro, si secca sempre, mettere sempre un panno di acqua, se no si secca. Quindi io amavo il fimo, infatti potete vedere nei video del fimo tutto quanto. Sto anche pensando, ragazzi, di aprire una pagina Instagram con fimo e disegni di moda. Fatemi sapere se lo volete. Comunque, appunto, usavo un sacco la creta e questi utensili erano, ragazzi, la vita ai tempi. Comunque vari, appunto, strumentini per modellare la creta. Questi pacchetti qua sono double phase, sono di qua o di qua, potete usarli. Vendono questi pacchetti di plastica a pochissimi soldi, quindi sono stra facili da trovare. Anche strumenti magari per il DAS, cose così, andavano bene, ma soprattutto andavano bene le mani, cioè non è che ci vuole una laurea. E poi è molto utile anche la spatola, questa spatola qua, per creare la base su cui lavorare la creta. Tu crei uno strato e poi da quello strato potevi fare sopra le varie cose. Quindi per allisciare lo strato serve questa cosa qua, che serve anche per fare la barba, per fare il ciuffo, per fare, non so, le sopracciglia. Beauty guru, svegliatevi, questo è il futuro. Questo è il futuro, ragazzi. Sto impazzendo prima del dovuto. Poi, ragazzi, servono naturalmente, nel caso lo dobbiate fare geometrico, anche questi fantastici goniometri. Io ne ho un sacco di tutte le forme, ce l'ho metà, ce l'ho intero, azzurro, trasparente, cioè possiamo giocare a carte praticamente con i miei goniometri, solo che avendo fatto appunto il liceo artistico, più scuola di moda, più tutto, mi servono sempre un sacco di cose. Poi ragazzi, servono naturalmente anche le squadre, io anche qua ne ho tantissime di squadre. Allora, le squadre queste qua classiche servono. Io consiglio quelle in plastica perché quelle in metallo sporcano moltissimo il foglio, e io consiglio ogni tanto di pulirle le squadre con magari dell'acqua, uno strofinaccio, perché dopo un po' anche la plastica si sporca, quindi poi vi sporca un po' il foglio. Poi questo qua serve anche per fare dei cerchi perfetti o anche per fare una tipologia di scritte diverse, tipo magari la C curva bene,
la A curva, capito, cose un po' così. Questi curviline anche mi possono servire. Comunque questi qua sono tutte comunque le mie squadre, queste cose qua che appunto servono magari per geometrico, per fare le cose in modo un pochino più preciso, cosa che io odio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. E per finire non possono mancare i vari fogli. Questi fogli qua sono 33x48, sono abbastanza grandi. Oppure ragazzi servono semplicemente dei cartoncini che potete trovare in cartoleria. Questo qua è il mio preferito, che è tipo bianco con dei pelucchi incastrati, tipo, mi piace un sacco. Gli F4, gli F2, in base sempre alla tipologia di lavoro che volete fare. Bene ragazzi, questo video finisce qua, ho parlato un sacco, spero col montaggio di poter tagliare qualcosa. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi fate liceo artistico o volete farlo, e tutto quanto nei commenti. Fatemi sapere la vostra materia preferita e quella che odiavate artistica. A me piaceva un sacco pittoriche o multimediale e odiavo disegno geometrico, proprio assurdo, però non mi piaceva. Mi raccomando, seguitemi sempre su TikTok e su Instagram, vi lascio qua nei nomi, nell'info box, tutto il resto. Io vi mando un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!